con il Barça 2008-2009. Occhio a Dzeko che difende bene il pallone e riapre verso Pellegrini che va alla conclusione col destro. Altro squillo della Roma, 2 minuti e 50 e già due tiri in porta che poi di fatto lo regala Dzeko. Occhio a Dzeko, c'è Hünder dall'altra parte, Dzeko, uno contro due, Dzeko fino in fondo, Dzeko, Dzeko, ancora Dzeko, perde l'equilibrio al momento del tiro, aveva fatto una cosa straordinaria, ha sbagliato forse sì, la più facile. Esatto, perché dalle parti di Pecchia, palla dentro verso Dzeko, 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 ipnotizzato Dzeko al momento del tiro, non è finita il Shaarawy. Il riflesso da parte di Nicolas, Dzeko poteva tirar meglio qui. Juan Jesus per una maglia da titolare al fianco di Manolas. Prova ancora lo spunto la Roma, combatte qui Nainggolan, l'apertura nella zona di Hünder. Il palo, quarto palo stagionale per la Roma dopo i tre colpiti contro l'Inter. Tra l'altro quattro non li ha colpiti nessuno e la Roma ha giocato una partita meno delle altre. Palla buona per il Shaarawy, il tocco dentro e l'1-0 Roma con Nainggolan. 1-0 Roma, perfetto il fraseggio, palla a terra, l'assist per Nainggolan e la Roma in vantaggio. Giocando in una posizione più avanzata, Nainggolan può arrivare al tiro e... efficace da parte di Buchel. Sì, un po' troppo passivo Kolarov su Romulo, gli ha lasciato spazio per andare a crossare. Qui c'è Pellegrini in pressione, conclusione che finisce larga con Alisson che va a prenderlo Valotti. Occhio a Florenzi che supera Valotti, gran lavoro di Florenzi, grosso in mezzo, Dzeko! 2-0 Roma, ma che assist, che azione di Florenzi che torna al meglio e infatti vanno tutti da Florenzi come se avesse segnato lui. È vero, ma il cambio Bessa-Valotti ha prodotto però un problema grosso. Valotti è andato, gli sono arrivati molti palloni, devo dire che ha lavorato lui soprattutto per i compagni. Occhio a quest'altro pallone per Dzeko, eccolo qua il 3-0, ma insomma lo cercavano con regolarità. Dzeko trova la doppietta, 3-0 Roma. Sì, con i due centrali difensivi Ferrari e Ertò molto statici. Grazie alla Roma che attacca adesso 4 contro 4 con Dzeko che fa correre Hünder. Occhio a Hünder, va fino in fondo Hünder, destro alto, eccesso di foga, eccesso di voglia qui. Apertura per Hünder, c'è Florenzi che può ricevere, si butta dentro Nainggolan e ovviamente Dzeko, palla per Dzeko che era arrivato pure su questa, pallone largo. 13 gol in 35 presenze lo scorso anno, 11 in campionato, palla di ritorno per Schick, Schick, Dzeko, due volte Nicolas, si presenta così Schick, tiro in porta al secondo pallone giocato Aldo. Ok, a Shaarawy che può puntare l'uomo, sta arrivando anche la sovrapposizione, va da solo il Shaarawy, palla larga non di molto. E Juve, e ovviamente per la Lazio domani sera con Genoa, errore banale questo che spalanca il Shaarawy, l'ennesimo tiro in porta, Nicolas salva.